Salve a tutti amici di Spazio, con iOS 16.2 che ormai è arrivato alla versione definitiva, anche se per il momento ancora solo per sviluppatori, poi uscirà per tutti la settimana prossima. Apple Music si arricchisce di una nuova interessantissima funzione chiamata Sing, che andremo a vedere insieme dopo la sigla. Prima di iniziare però voglio farvi vedere una cosa, perché fra tutti voi che guardate e apprezzate i nostri video solo una piccola percentuale poi effettivamente si iscrive al canale. Sembra una cosa banale, però è una cosa che a voi non costa assolutamente nulla, ma che per noi significa davvero tantissimo. Quindi se non l'hai già fatto, forse è arrivato il momento di fare un click sul tasto iscriviti e anche, già che ci sei, sull'icona della campanellina per attivare le notifiche. Sing essenzialmente è una nuova funzione di iOS che ci permette di fare il karaoke con Apple Music. Per provare questa novità non dobbiamo fare altro che aprire Apple Music, scegliere un brano qualsiasi, ovviamente una canzone con una parte cantata perché altrimenti non ha senso, e far partire la riproduzione. Se facciamo un tap qui sopra e quindi ci spostiamo nella visualizzazione con il testo della canzone, possiamo notare un nuovo tasto con il microfono. Una volta toccato questo tasto apparirà un piccolo bilanciere simile a quello del volume. Ma a cosa serve questo bilanciere? Essenzialmente abbassandolo andremo a ridurre il volume della voce del cantante fino ad escluderlo quasi totalmente. In questo modo in pratica andremo ad ottenere delle basi di altissima qualità per qualsiasi canzone, su cui potremo naturalmente cantare seguendo il testo sincronizzato, cosa che Apple Music già offriva anche in precedenza. Parliamoci chiaro, non è niente di nuovo, nel senso che esistono da sempre programmi che vanno ad operare sulle frequenze permettendo di escludere o isolare la parte vocale anche in modo automatico. Se qualcuno ricorda ad esempio Virtual DJ, già ben più di 10 anni fa il programma aveva la funzione che permetteva di escludere la voce, mettere in primo piano solamente la base e viceversa. Però devo dire che in questo caso c'è qualcosa in più. In genere tagliando alcune frequenze per escludere o isolare la voce del o della cantante si tende a perdere qualcosa. Spesso insieme alla voce vanno via anche altri strumenti, oppure può capitare che scappino alcuni acuti o bassi facendoci sentire a tratti la voce in sottofondo. Devo dire che Sing riesce a mantenere particolarmente integra la parte strumentale, ad escludere in modo opportuno anche la parte vocale o quantomeno funzionale, nel senso che comunque lì dove resta qualcosa della voce può tornare utile come riferimento sia per l'intonazione che per il ritmo. Naturalmente saremo noi a decidere quanto della voce originale avere in sottofondo, semplicemente regolando l'apposito bilanciere. In questo modo si potranno creare in tempo reale dei mix in cui ci alterniamo con l'artista, semplicemente abbassando la levetta quando dobbiamo cantare noi ed alzandola quando vogliamo che a cantare sia l'artista originale. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around you, desert you. Apple in realtà ha anche parlato di duetti, in modo da poter cantare canzoni con due o più cantanti dividendo le parti con i nostri amici. Per il momento alcuni brani mostrano già una divisione del testo, anche se nella maggior parte dei casi ancora senza un reale criterio. Come possiamo facilmente immaginare, però, il testo mostrerà sul lato destro dello schermo le parti cantate da una voce e su quello sinistro quella cantata dall'altra. In conclusione, l'idea sicuramente del potenziale ed è già stata sviluppata in modo molto più che soddisfacente. Sicuramente ciò che è certo è che si presta benissimo all'attuale contesto social, infatti già immagino challenge e karaoke vari su YouTube, TikTok e simili. Anche se devo dire che qualche anno fa già esisteva un'altra applicazione che in realtà ha lanciato il karaoke sui social. Stiamo parlando di un'applicazione che tuttora è presente su App Store, che inizialmente aveva anche lo stesso nome di questa funzione, ovvero Sing, e che adesso si chiama Smule. In realtà in quel caso, nonostante il fine simile, poi la struttura e il funzionamento dell'applicazione era totalmente diversa. Sing è compatibile con tutti gli iPhone dall'11 in poi, gli iPad di ultima generazione ed Apple TV 4K. I motivi che hanno portato Apple ad escludere alcuni modelli più vecchi potrebbe essere probabilmente legata all'intelligenza artificiale di cui Sing si serve per elaborare le tracce. In realtà la spiegazione più verosimile potrebbe essere la solita strategia
di marketing, per cui le novità sono esclusive dei nuovi modelli. Grande escluso è probabilmente senza senso il Mac, perché essenzialmente sul Mac non abbiamo limitazioni di tipo hardware, cioè il Mac sicuramente riesce a supportare un'applicazione, una funzione del genere, però siamo ancora agli inizi, essenzialmente non è ancora disponibile per tutti. Sync lo sarà dalla settimana prossima con il rilascio per tutti della versione definitiva di iOS 16.2, quindi non è detto che in futuro il sistema si estenderà anche ad altri modelli e dispositivi. Quindi questo era tutto ciò che avevamo da dire su Sync. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ricordando di attivare le notifiche facendo un click sull'icona della campanellina, e seguirci su tutti i nostri social, in particolar modo su TikTok, dove ogni giorno pubblichiamo trucchi e tutorial adatti non solo ai principianti ma anche agli utenti più esperti. Io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Spazio.